Benvenuti signore e signori in questo nuovo video di Schmeichel. Oggi vorrei parlarvi di un operatore che a me piace molto. L'ho provato ieri. Andiamo a parlare di Sofia, la sorella di Ela. Ma non so se si chiama Sofia o Sofia. Mandatemi a fanculo nei commenti se lo dico sbagliato. Comunque, questa è la mimetica trovata nei pacchetti Alpha, tipo. Volevo parlarvi dell'arma, un'arma molto bella che io uso, è la M762, danni 38, cadenza 730, mobilità 50, capienza 30. Un'arma molto molto bella, se usata secondo me, ripeto secondo me, con l'olografico, il silenziatore e impugnatura verticale. Ho una skin arma nera. Nera perché non ne ho altre. Un ciondolo, portafortuna. Mettiamo Sledge, va. Sledge Elite. Andiamo subito a provare quest'arma, che secondo me è uguale a quella di Jackal, se usata in questo modo. Un'arma che comunque non smira, è molto forte da usare. Io ma non sono un top player come gli youtuber famosi, Gabbo o altra gente. Scusate, sono un giocatore tranquillo che gioca per divertirsi, salire di grado coi compagni magari. E niente. Andiamo a fare questa libera in banca. Difendi. In difesa uso molto Pulse, Caveira e Capcan. In questo viaggio andiamo con Pulse, dai. Abbiamo Bandit, Valkyria, Lesion e una recluta. Ah no, Smoke. Bene, dai. Vi voglio far vedere le mie impostazioni che uso per sparare tutto. Sensibilità verticale 35, sensibilità orizzontale 35, zona morta destra-sinistra 9. Mira di precisione l'ho messa a 20 perché non sono molto bravo se la alzo. Quindi l'ho abbassata a 20, l'avevo abbassata a 15, però a 15 mi dava dei problemi. Mi dava dei problemi seri quando andavo a sparare con dei nemici a raggio ravvicinato. Ecco, vedi? Mi sono scordato di fare la botola. Infatti. Nessuno la va a fare. Guarda, Lesion se ne va già per campo. Allora, se questi non hanno fatto la botola qua, io adesso, ragazzi, da nabbo che sono, mi vado a fare lo spottino qui, in modo che se passano rifalcio tutto. Guarda lei se non posso rimettere la botola. Mo gliela indico. Però dobbiamo stare attenti perché qui c'è. Infatti c'è. C'è lui! C'è lui! C'è Sledge! Oppure avrei pensato al cecchino. È stato più veloce di me a sparare. Ah, pensavo che mi aveva dato solo un colpo. E purtroppo ragazzi. Non si può sempre vincere. Non tutte le ciambelle escono col buco. Aiutiamo i compagni. Con le telecamere. Ottimo doc. Bravo.
Doxy dopo. Ah, esattamente dallo spottino, che poi è diventato uno spottone. Ragazzi, in attacco adesso vi farò vedere Sofia. Anche se io uso molto Sage e Ying. Sono i miei due personaggi preferiti. Andiamo a usare questa Sofia, se non me la rubano, infatti non me l'hanno rubata per fortuna. Ragazzi, quello si è fatto un full team con Doc. Va bene che è libera, però per me conta sempre come un full team, come una buona giocata. Stanno sopra. Stanno sopra. Vediamo che hanno fatto i muri. Sì, hanno fatto i muri. Noi passiamo da sotto. Spawn kill subito. No bueno, no bueno. Non va per niente bene. L'arma non smira, come avete visto, è stabile. Ah, round 2 vinto. Ah, ciao. Bella Blitz. L'arma è molto stabile, ragazzi. Molto molto stabile. Sembra usare l'arma di Jakan. Davvero molto stabile. Mi trovo davvero bene. Rinculo 0, perfetta. Magari pecca un po'. Come si dice? Pecca un po' di danno. Perché ho il silenziatore. Giustamente andiamo a ad abbassare il danno. Però se usata in maniera giusta, dà i suoi effetti, al di là del ping, delle stronzate varie, che non sto qui a polemizzare. Adesso vediamo se ci portiamo al round decisivo a casa. Stavolta con Caveira, la mia preferita. Pensavo di avere tre muri. Allora, se questi stanno qui, questo muro lo sfondo, perché
perché se sfondo questo muro loro si girano di là, io li aspetto qui. Anzi, voglio fare una cosa, voglio fare tipo un spawn kill strano, se mi riesce. Sento già rampinare. Ah, hanno sfondato da dietro. Da lucernaio. Stanno sopra. Mi sento. Vedo termite, guarda che idiota. Ho preso tre volte, ragazzi, eh. Ho preso tre volte e non è morto. Mi ha visto, ragazzi, mi ha visto. Sa che sono qui. Merda, Glaz. Meno male. Da sopra la botola. Questi mi fanno dalla botola. Lo sento lì. Non è stato individuato, eh? No, l'avevo visto, volevo confonderlo con la granata. Magari guardavo dall'altra parte. Ragazzi. No, no, no. Sapevo che ero là. Round decisivo. Andiamo a prendere Sofia. Sofia Elite dovrebbe essere bella. Chissà quando esce. Già. Comunque questo video, ragazzi, era per farvi vedere l'arma di Sofia qualora qualcuno di voi vorrebbe usarla in questa maniera, potrebbe provare, perché io lo trovo un modo molto molto bello per fare le kill quando un'arma è stabile. E di armi stabili ce ne sono poche, a mio avviso. Ok, sono qui, sono qui. Mettiamoci qui, magari non ci vede Doc. Vabbè, spottiamolo un attimo, sennò poi... Cavera, Pulse Doc, chi è l'altro? E l'altro... Non si sa chi è l'altro. Pericoloso. Ah, è uscito, vedi, spawnato. Io me ne salgo da qui dal tetto, quindi non do tutti a cagare.
rubato la chiesa a qualcuno, ho rubato, no? Vorrei dire. Non lo so, ragazzi. Ragazzi, che faccio? Abbiamo vinto, ragazzi. 6-0-2, ottimo. Ah, guarda dov'era, no, non me ne ero nemmeno accorto. Ah no, quella era Sledge, perfetto. Ottima vittoria. Andiamo a vedere se mi dà anche il pacchetto. Andiamo a vedere se mi dà il pacchetto. Niente pacchetto, ragazzi. Quindi lasciamo la squadra. Ragazzi, che dire? Se ci sono delle cose che volete sapere, scrivetelo nei commenti. Seguite il mio canale se vi va. Sono bronzo 1, non chiedetemelo perché faccio le partite da solo in classificata come il fesso. Sono un giocatore da oro 4, oro 3, mai spinto oltre, perché non mi ci impegno nemmeno. Grazie a tutti voi. E comprate Sofia, perché è davvero forte, con queste impostazioni. Al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao.